Quindi è stato proprio bello, da piangere. Quando l'ho vista mi sono commosso. Sì, ti ho asciugato le lacrime e anche il sudore, perché faceva molto caldo. Per fortuna, per fortuna che abbiamo avuto un'ansia. Il mese di maggio è stato super instabile, ma il primo di giugno era la giornata perfetta in tutti i sensi. Un abito creato apposta per quell'occasione, quindi sono stati inseriti tutta una serie di simboli esoterici che mi appartengono, quindi era un po' la storia, diciamo, della mia vita. Per esempio ho cominciato con i simboli dell'aria e della terra, perché rappresentano il mio segno zodiacale e il suo, e quindi intrecciati poi creano un'unione magica. Poi all'interno ci sono le nozze alchemiche, visto che ci siamo sposati io e lei, quindi sole e luna, però con anche due figure antropomorfe, nostra figlia stella, quindi con un astro. Io è nato insieme a Enzo Miccio, che ha curato tutto il nostro matrimonio e anche il mio abito, quella di nostra figlia, che era la damigella d'onore. E lui è riuscito a interpretare subito il mio stato d'anima, il mio gusto, e quindi ha seguito quello che volevo una cosa leggera, morbida, semplice, che poteva piacere molto a lui, quindi seguivo un po' il suo gusto. Il mio voleva essere semplice, voleva essere un po' come sono tutti i giorni, ma al massimo delle mie potenzialità. E quindi è stato questo pezzo, due pezzi, che si è trasformato durante la sera. Prima era più casto, poi è diventato un abito da sera, un po' più scollata, insomma. Bellissima, ancora lì efficace. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto, sì. Guarda, abbiamo voluto lasciare la libertà totale agli ospiti di comportarsi come fanno ormai, no? Tutti i giorni raccontiamo, postiamo, e quindi si sono raccontati attraverso i social, che poi abbiamo scoperto dopo, perché abbiamo preso noi un giorno di vacanza dei social, non abbiamo postato niente, non abbiamo fatto niente. Tutti ci hanno confermato, ho detto che è stato un clima molto rilassato, molto divertente. Easy, quello che volevamo, perché volevamo regalare ai nostri ospiti un momento di veramente di tranquillità, di divertimento, di stare in amicizia, e loro ci hanno regalato il loro tempo, quindi il regalo più prezioso. Se tu hai visto che gli altri si sono divertiti, per noi è proprio il massimo della soddisfazione. Vuol dire che siamo riusciti a regalare anche a loro questo momento. Della notte di nozze sanno anche sanno quello. Sanno tutto, sì. In realtà abbiamo raccontato più o meno tutto, l'ansia nostra, ma anche quello. Poi è andato. Eri più ansioso. Tu, ero tranquillissima, sì, il ho tempo, visto il sole, le cose, invece è stato tutto perfetto, quindi c'è anche lì, gli dèi del cielo ci hanno assistito. Forse non sapete che una signora è venuta dove mi stavo preparando e mi ha regalato un quadrifoglio dal campo. È stato veramente un simbolo di quella giornata e di quello che verrà. Come ci si sente il giorno dopo? È cambiato qualcosa? È sempre tutto uguale? Sì, no, non è uguale, perché il giorno dopo, presto, che siamo svegliati presto. Io avevo un mal di testa. Daniele, perché non avevamo bevuto niente durante tutto il giorno e quindi eravamo disidratati. Però tu hai chiamato giù, perché stavamo in un piccolo albergo a Sacromonte, e hai chiesto: possiamo avere la colazione in camera per me e mia moglie? E quello mi ha colpito. Anche dopo 18 anni insieme, però lui ha pronunciato mia moglie. E sebbene alcuni amici già ci avessero avvertiti di questo cambiamento, io non ci credevo, dicevo: ma come, dopo 18 anni? E invece cambiano le cose, cioè cambia proprio il feeling, la sensazione, cioè adesso è proprio, siamo marito e moglie, è diverso. Faccio fatica a spiegarlo, ma capisco che le cose sono cambiate, in meglio, si evolvono.